Buongiorno a tutti. Allora, possiamo dire che non ho ancora i numeri ufficiali, però l'indicazione che mi arrivano è che stiamo proseguendo sulla buona strada, stiamo mantenendo, diciamo, quella specie di linea che non è più in salita, non è ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione. Questo è l'aspetto positivo, è l'aspetto a cui noi guardiamo con grande interesse, attenzione e anche con grande speranza. Questo non toglie che non si debba abbassare la guardia. L'ho detto, l'ho ribadito, lo ripeto. Purtroppo oggi, io non so se è stata un'impressione mia o se è vero, ho visto più macchine in giro, più gente in giro, come se le buone notizie che sono arrivate, le discrete notizie che sono arrivate negli ultimi giorni avessero fatto sì che i nostri cittadini non si sentivano più obbligati a proseguire nel rispetto delle manovre. Amici, no, perché se ricominciamo la vita normale, se evitiamo quel distanziamento che è alla base di questi risultati, purtroppo rischiamo che i numeri, che i risultati ricomincino ad essere negativi. Stiamo andando benino, manteniamoci ancora fermi negli obblighi che abbiamo e che dobbiamo rispettare. Questa mattina c'è stata la benedizione del nuovo ospedale in fiera da parte di Monsignor Delpini, il quale ha benedetto l'ospedale, ha benedetto tutti coloro che ci hanno lavorato e che ci stanno ancora lavorando, e ha usato delle parole molto belle, ha saputo essere veramente molto coinvolgente nel ricordare, per esempio, la capacità, l'intraprendenza, la fattività, la voglia di reagire sempre dei cittadini lombardi della Lombardia. Io lo ringrazio perché credo che il suo intervento, oltre che molto bello, sia stato molto, molto, molto partecipato, molto coinvolgente per tutti coloro che erano presenti e per tutti i cittadini di Lombardia. Grazie. Grazie anche, devo dire, alla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ci ha mandato una lettera molto bella in cui anch'ella si complimenta per questa realizzazione. Ma soprattutto anche ella sottolinea l'importanza della risposta che viene data con questo ospedale ai nostri cittadini, ai malati, a quelle persone che noi speriamo che siano sempre meno, ma che ancora dovranno ricorrere alle cure della nostra sanità. Ecco, nel pomeriggio avremo una riunione di giunta che non abbiamo potuto tenere questa mattina per questo impegno. Avremo oggi pomeriggio una riunione di giunta importante dell'assessore Piani, la quale mette a disposizione la cifra di 16 milioni per i nuclei familiari con un reddito ISEE pari o inferiore a 30.000 euro per A, sostegno al pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa, B, acquisto di materiale tecnologico. Intendiamo riferirci alla possibilità per tutti i ragazzi che magari non sono in possesso di un computer di poterlo acquisire, anche per magari utilizzarlo nelle lezioni online che temo dovranno proseguire ancora per un po' di tempo. Queste sono tutte risorse, fondi regionali che mettiamo a disposizione per quella categoria di famiglie e di cittadini. Stamattina il sottosegretario Rizzi ha ottenuto dal Console della Repubblica Ceca 10.000 tute per il personale, tutte evidentemente di quel tipo particolare per evitare i contagi, per il personale sanitario. Mentre invece il banco farmaceutico ha donato 1.300.000 euro di farmaci,
equivarranno a 60.000 confezioni di farmaco che verranno distribuiti agli ospedali lombardi. Un'altra, un'ennesima, per la quale non possiamo che dire grazie, due ennesime, perché sono due dimostrazioni di grande solidarietà, di grande apertura, che sia il popolo ceco che il banco farmaceutico dimostra nei confronti di questa emergenza, nei confronti della regione Lombardia, quindi grazie a loro. Finito. A proposito delle misure, visto che si sta già nuovamente parlando, no, della proroga di misure, voi siete sempre della linea fermissima, no, del... Noi siamo nella linea di poter mantenere le stesse misure che noi abbiamo inserito nell'ordinanza che è ancora in vigore in questi giorni e che sarà valida fino al 4 di aprile. Sì, però considerando che poi sono in scadenza, di fatto ora già stanno ragionando sul metà di aprile. Sì, no, ma adesso con il DL è tutto diverso, cioè adesso noi stiamo ragionando con le altre regioni per mandare delle richieste al governo di Roma che siano il più condivise possibile, che se fosse possibile siano di tutte le regioni. Ecco, se il governo le accetterà, benissimo. Se il governo non le dovesse accettare, noi abbiamo, non è più come prima, noi abbiamo la possibilità di fare un'ordinanza che ha valore di un giorno, se questa ordinanza viene o confermata o smentita dal governo nello spazio di 24 ore. Ecco, questo è un po'. Noi chiediamo comunque di mantenere queste misure. Con anche le chiusure dell'attività produttiva fino a, ragionevolmente fino a quando? Ma l'attività produttiva è una scelta che può essere fatta solo dal governo, quindi noi sul, come regioni sulle attività produttive non interveniamo a fare richieste. La nostra proposta è di mantenere le misure, adesso dobbiamo, noi abbiamo mandato al Presidente della Conferenza delle Regioni. La nostra proposta è di mantenere il contenuto dell'ordinanza che è stata approvata e che è ancora valida in Regione. Adesso dovremo vedere cosa decidono le Regioni, se si può fare una richiesta comune a tutti o meno. Comunque noi siamo dell'opinione che si debba mantenere le misure rigorose. Presidente, come procede diciamo, il recruiting di medici e infermieri per l'ospedale in Fiera? Quando contate di arrivare, diciamo, alla definizione della pianta organica che lavorerà lì? Credo che sia una questione di pochi giorni, nel senso che è già partito, nel senso che sono già stati rinvenuti un certo numero di operatori, sia medici che operatori sanitari che infermieri. Adesso l'ospedale dovrà essere sottoposto alla cosiddetta sanificazione, perché fino ad oggi sono stati gli operai, domani oltretutto verrà visitato, per cui ci saranno altre persone che teoricamente possono creare delle infezioni, quindi dovrà essere tutto sanificato e noi crediamo che entro la fine della settimana si potrà avere tutto completo per la visita, tra virgolette, del primo paziente. Presidente, mi scusi, ci arrivano molte segnalazioni da persone che stanno a casa con sintomi compatibili ma che non riescono ad essere visitate e ad avere nemmeno il tampone, anche ma, se allora, c'è la questione dei monosintomatici che lei diceva. Ma i monosintomatici è comunque una cosa che prescinde da questa ipotesi. Noi abbiamo iniziato e abbiamo messo in essere queste USCA, che sono queste nuove funzioni svolte da medici che fanno parte del servizio sanitario, i quali quando venissero contattati dai propri medici di base, i quali ritengono di avere dei propri clienti che si trovano nelle condizioni di essere potenziali portatori positivi di virus Covid, andranno presso le abitazioni, li sottoporranno a una visita, se del caso li sottoporranno a tampone e faranno delle proposte di rilasciarli in casa perché possono essere isolati, di mandarle
nelle strutture che abbiamo predisposto, che sono gli alberghi che sono stati messi a disposizione, che saranno altri reparti non utilizzati di ospedale, in una sorta di semi-assistenza, cioè un'assistenza leggera perché non sono ancora nelle condizioni di dover andare in ospedale, o se le USCA riterranno che queste persone devono essere ricoverate in ospedale, andranno in ospedale. Sì, Presidente, buongiorno. Si parla di questo cerotto che è in via di sperimentazione a Varese, per i medici di base, questo cerotto che riesce a monitorare dal domicilio il paziente. Che riesce a monitorare? Dal domicilio il paziente, che è in sperimentazione a Varese. Cioè, scusi, non ho capito, ci sarebbe un cerotto, sì, che ci dice... Se uno, non lo so, sono questioni... Io, guardi, alle cose che si dicono in materia scientifica non credo. Quando vengono sperimentate... No, è all'ospedale di Varese, cioè a Varese ci sono, c'è questa sperimentazione in corso, a Varese, Milano e Lodi, se non sbaglio. Ok, quando la sperimentazione fosse finita e la scienza dovesse dire che quindi questo strumento può essere utilizzato ed è positivo, sicuramente dirò bene e sono molto contento. Però io, dato che di mestiere faccio un'altra cosa, non sono in grado di fare valutazioni scientifiche, aspetto che sia un mondo scientifico a valutare che questo strumento possa essere utilizzato. Più in questo momento se ne creano, e più la situazione è positiva, tutto ciò che riescono ad inventare i nostri scienziati è benvenuto. Mi scusi, davvero un'ultima cosa, la domanda l'ha già fatta la collega di Sky, capisco che c'è una concertazione con altre regioni, però lei ha in mente, la regione Lombardia ha in mente un orizzonte temporale realistico per il prolungamento delle chiusure, che poi potrà essere oggetto di negoziazione, ma la vostra istanza quale sarebbe? Ma guardi, è una cosa che dovremmo concordare con le altre regioni, come lei ha detto. Io penso che comunque si debba parlare di almeno la metà di aprile. Adesso lo dovrò concordare con gli altri presidenti, però credo che, anche perché siamo in una fase positiva, ma dobbiamo solidificarla questa fase positiva.